schiacciate le patate lesse con una forchetta. Così aggiungete il sale, il pepe, noce moscata facoltativa, il parmigiano, l'olio e cominciate ad amalgamare gli ingredienti. Otterrete questa consistenza, io non metto nemmeno le uova. Spargete la superficie della carta forno con un po' di farina, così. Prendiamo il nostro composto e lo cominciamo a stendere. Aiutatevi con un mattarello, così. Dopo averla stesa, prendiamo un tagliapasta e creiamo dei dischetti, così. Prendiamo un dischetto, lo allarghiamo leggermente e lo farcite con prosciutto cotto, mozzarella e un po' di formaggio cremoso. Così. Quindi richiudiamo con il secondo dischetto. Così. Sigillate bene, mi raccomando, altrimenti esce tutta la mozzarella. In un tegame scaldate un po' d'olio extravergine d'oliva. Quindi, dopo mettiamo le nostre focaccine di patate. Così. Fiamma media, 6-7 minuti per lato. Li girate molto delicatamente e li fate cuocere per altri 6-7 minuti.